Noi Moderati scalda i motori in vista delle prossime elezioni regionali. A Teramo il partito, guidato a livello nazionale dall'ex ministro Maurizio Lupi, in videocall ha annunciato che sarà al fianco del presidente uscente Marco Marsiglio e presentato con i propri referenti territoriali la prima candidatura del teramano. Siamo soddisfatti del governo Marsiglio, i primi 5 anni, ma siamo convinti, ne abbiamo parlato più volte con lui, che i prossimi 5 anni dovranno definitivamente proiettare l'Abruzzo nell'Italia da protagonista nell'Italia del futuro, su alcuni grandi temi che ovviamente sono da una parte l'eccellenza della nostra regione. Sono anch'io adottato abruzzese, e dall'altra sono le sfide delle sfide, pensiamo al tema della sanità o al tema delle infrastrutture. Hanno partecipato alla presentazione il coordinatore regionale Paolo Tancredi, il coordinatore provinciale Bruno Valentini e il presidente del Consiglio Comunale di Silvi, Fabrizio Valloscura. Il primo nome annunciato da noi moderati è quello di Umberto Italiani, che sarà inserito nella lista fatta con ogni probabilità in sinergia con l'UDC. Presentiamo la candidatura di Umberto Italiani, che è un giovane professionista a Triano che si è cimentato già in passato in politica, è sostenuto da un nostro gruppo, un nucleo forte che è quello di Silvi, che ha ottenuto alle ultime elezioni amministrative un grande risultato. Ci sarà anche una candidatura femminile che non abbiamo ancora determinato, che lo affiancherà, ma insomma riponiamo molta fiducia in questa candidatura, in questo percorso in cui cerchiamo di mettere insieme tutte le anime moderate, liberali del centrodestra e speriamo anche di portare a termine un accordo che però sembra già avviato e a buon punto con gli amici dell'UDC. Quindi il nostro obiettivo è quello di fare una lista unica che possa quindi arrivare a proporre un'offerta elettorale che sia riconoscibile, forte, e anche che abbia un'ambizione di andare a formare un gruppo regionale consistente.